tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Pensavo di non riuscire a portare anche un video tutorial halloweeniano anche qui su YouTube, ma ce l'abbiamo fatta. E andremo a riprodurre uno dei look che più vi è piaciuto tra quelli che ho fatto anche su Instagram. Non so se li avete visti, se vi è capitato. Cioè quello di Maleficent. È uscito da poco anche il film, quindi siamo super a tema. Stavolta, rispetto a quello che ho fatto su Instagram, andiamo a fare la versione proprio più simile possibile a quella del film, quindi trucco nude, labbra rosse, zigomo scolpito, quindi andremo a fare tutto solo col make up. Lista dei prodotti la trovate sempre qui sotto come sempre e iniziamo. Parto direttamente dal trucco occhi e vado a mettere come base questo correttore qui. Per il trucco occhi andiamo con questa palette. Ecco qui i colori della palettina. Questa qui è la The Nudes e contiene praticamente tutti i colori che ci servono. Con il colore nero cerco di dare questa sfumatura più accattivante possibile, così aiutiamo il look. E la sfumo bene, soprattutto sui bordi, lasciando intensa la parte scura. Dopodiché procediamo ad applicare un colore che ci aiuti a sfumare. Sempre con il correttore mi aiuto a pulire la zona qui per applicare l'ombretto chiaro, quindi andiamo a fare una sorta di cat crease. Una volta che abbiamo definito la nostra parte chiara, logicamente andiamo con il colore più chiaro della palette ad illuminare. Ora applico il colore marrone come colore di transizione per sfumare le due parti. Quando siamo soddisfatti andiamo a creare una riga di eyeliner con il tattoo liner, questo qui, più sottile possibile in realtà. Ora applico il Total Temptation, questa è nella versione Decadent Black. Una malefica senza mascara, ragazzi, non vale niente, quindi abbondate. Io sono andata ad aggiungere anche delle ciglia finte per aumentare ancora di più l'effetto drammatico, poi sta a voi decidere. Come fondotinta il Super Stay, io utilizzo la colorazione True Ivory. Come correttore uso sempre il Cancella Età, colore Ivory anche questo. Ora fisso tutto con la cipria Fit Me. Ora riprendo la palettina degli occhi e con queste due shades qui, pennellino abbastanza da definizione, vado a scolpire meglio il nostro zigomo perché, vi ripeto, è la parte fondamentale. Con l'ombretto più chiaro vado a fare i punti luce. Per le sopracciglia uso la Brow Ultra Slim nel colore Soft Brown. Per le labbra, logicamente, vado con il rosso. Utilizzo la Super Stay nella colorazione 20. Ed ora terminiamo la trasformazione. E ta-da! Ecco qui la trasformazione avvenuta con il suo copricapo tipico. Se volete concludere il look nel migliore dei modi, mettete anche le lentine verdi. Io le avevo, ma logicamente me le sono scordate. Quindi eccoci qua, ragazzi. Look Maleficent, facilissimo da fare, non vi potete lamentare. Direi che l'effetto è riuscito abbastanza bene. Detto ciò, se il video vi è piaciuto lasciate un pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete, vi ripeto, trovate tutti i link qua sotto nell'info box. Io vi mando un grosso bacione, buona Halloween e ci vediamo presto.